Mauro, da pochi minuti è finita la partita dell'Under 13, un bel successo che l'Infranca premia la squadra dell'impegno proprio. Sì, si è saluto, se consideriamo che poi l'andata avevamo anche perso con questa squadra, è vero che mancavano un paio di giocatori nostri, però diciamo che è stata una bella rivincita, è stata anche una buona partita, ho visto due belle squadre, io poco sono riuscito a vedere, entrambi sono veramente due ottime squadre, quindi faccio complimenti anche senza problemi. Per quanto riguarda il settore giovanile è comunque un momento importante, sono tante le formazioni lanciate verso, come dire, grandi traguardi. Beh, io credo che mai come quest'anno stiamo vedendo i risultati che negli anni abbiamo costruito. E basti pensare che la Serie C, insomma, già con l'Under 20 siamo in testa al campionato e insomma, si prevede qualcosa di importante. L'Under 18 siamo sempre fra le prime squadre, per le seconde non dovrei sbagliare, quindi anche lì possiamo giocarci qualcosa di importante. L'Under 16, da pochi giorni, insomma, la notizia che siamo passati dalla fase di interzone, quindi diciamo che questi sono i risultati della dicono lunga sul fatto che 5 anni fa abbiamo impostato un progetto importante sul settore giovanile che consentirà fra un po' di anni di avere una nuova ossatura di una nuova squadra per poter fare le varie strategie o per quello che qualche verrà. Categoria in più, anche perché in quest'ultimo periodo proprio la prima squadra è ritornata a vincere, questa ha riportato serenità a tutta l'ambiente. Ma sì, sai, sono passato quel periodo un po' brutto, adesso ho preso un po' la quadra della situazione, stiamo, come dire, festeggiando anche il fatto che siamo già nei playoff, quindi anche questo è un altro ottimo risultato per la Serie C, questo vale anche per la promozione, quindi diciamo in sostanza quando poi le cose vanno bene anche nelle parti alte, poi si percuotono anche per due giovani. Questa cosa è una buona annata dal punto di vista sportivo. Noi adesso magari siamo un pochino impegnati nell'organizzazione del torneo di Delic, che quest'anno prevede un sacco di squadre da tutta Italia, e quindi stiamo lavorando tanto, veramente tanto. Per il Guidelli comunque il conto alla rovescia è già iniziato. Sì, è già iniziato. Più o meno un mese, qualche giorno meno. Considera che da novembre che noi lavoriamo su questo torneo, tutti i nostri volontari stanno già preparandosi per questo, anche quest'anno ci saranno tante squadre da tutta Italia. Da pochi giorni ha confermato il mio sponsor che sarà ancora Amen, anche per questa manifestazione che è diventata a questo punto una delle più importanti a livello nazionale. Diamo qualche numero così ci rendiamo conto, quest'anno non è un'annata che ci sono tante squadre, perché il fatto di doverla fare nel periodo pasquale ha significato un po' di assenze, perché tutti i tornei nazionali li fanno in quel periodo, però comunque nonostante tutto 33 squadre sono sempre tantissime, e anche quest'anno si prevede un afflusso da 500-600 atleti, mi sembra siano 12 gli alberghi, 11-12 gli alberghi esatto, per tre giorni ad Arezzo, anche quest'anno si prevede circa 1500 di una persona. Impegno, ma anche alla fine una bella soddisfazione, perché ormai la macchina organizzativa è già rodata. Sì, noi siamo, forse per noi si potrebbe cominciare domani, è chiaro che c'è un'organizzazione difficilissima perché si gioca in 9 palazzetti, quindi ci vogliono tanti volontari, noi siamo un pochino troppo perfezionisti delle volte, noi in ogni palazzetto dobbiamo mettere un rappresentante della società, tutto con certificato per il DAE, quindi così vuole la legge, così noi dobbiamo fare, e quindi c'è bisogno di tanti volontari e proprio questi giorni stiamo facendo i rinnovi per quelli che avevano già certificato, insomma diciamo che è un lavoro molto, molto grosso, molto importante. Anche se adesso c'è la vigilia di questa trasferta a Carrara, dove Serravalle e il suo gruppo devono sfruttare in pieno il loro comune. Ma sai, in questo momento siamo terzi in classifica, quindi a due punti dalla seconda, ormai diciamo la prima è andata. Quindi è importante anche questa partita di domenica,
perché andiamo a giocare in un posto ostico, in una squadra ostica che ha avuto anche loro alti e bassi, ma è una squadra compatta, abbastanza giovane, e quindi dietro a questa società comunque c'è un grande allenatore responsabile che conosco perfettamente, che se mi consenti lo saluto, è Carlo Di Buffa, è veramente un bravissimo, una bravissima persona, e lui c'ha questo progetto giovane che da tempo sviluppa, quindi insomma sinceramente è una società di stare molto attenti quando andiamo a fare. Ti ringrazio, prometto che ci troveremo davanti per continuare a seguire da vicino l'evoluzione della scuola basket Renzo, compresa la prima squadra dell'Amen scuola basket. Grazie a Mauro, grazie a... per l'ospitalità e grazie a Pantanciano per seguire il video.